La tutela degli animali selvatici è il grande salto culturale che deve compiere l'Italia. Noi dobbiamo convivere con gli animali selvatici, dobbiamo convivere con i caprioli, con i cervi, dobbiamo convivere con tutta questa fauna meravigliosa e insieme io chiamo l'Italia a difenderla. Un grande paese civile come il nostro non deve fare scempio di tutto quello che è il suo patrimonio ambientale, i nostri uccelli, i nostri rapaci, la microfauna, tutti quelli che abitano il bosco dalla volpe al tasso, al riccio, al cinghiale, bene, sono una grande ricchezza, un patrimonio di specie animali di cui l'Italia è ricca e che deve difendere, tutti insieme dobbiamo difendere. La LEIDA, la Lega Italiana per la Difesa degli Animali e dell'Ambiente, ha deciso di impegnarsi anche nei CRAS, nei Centri di Recupero Animali Selvatici. Questa volpe è il simbolo della nostra lotta contro il bracconaggio. Aveva praticamente perso l'uso della zampa, era quasi in necrosi, grazie a un laccio sistemato da uno di questi delinquenti. Ci prendiamo cura di questi animali e restituiamo loro la libertà. I lacci sono dei fili, dei cavi d'acciaio sottili, che i bracconieri mettono nei passaggi obbligati degli animali per prendere volpi, tassi, anche caprioli. Questo è il laccio che aveva il tasso stretto intorno alla vita. A volte si stringono intorno al collo e l'animale muore immediatamente. Tutte queste abrasioni e lesioni che si vedono nell'acciaio sono state causate dai tentativi dell'animale di liberarsi, per cui veramente è un supplizio per l'animale essere preso in una di queste trappole. Il tasso, nonostante l'aspetto della lesione, però sta bene, perché si alimenta con appetito e risponde bene alle terapie. Questo è un gheppio. Purtroppo questo povero animale è stato impallinato da un cacciatore. Al CRAS arrivano diversi tipi di animali, purtroppo sempre con patologie abbastanza gravi. Da resto, se si lasciano catturare e vengono portati qui, hanno sicuramente dei deficit. Quando questo giovane cervo è arrivato al nostro CRAS Stella del Nord, era in condizioni davvero tragiche. Il nostro piccolo cervo sta facendo le flebo in questo box che ormai è attrezzato come un reparto di terapia intensiva. Fluidi sempre attaccati, alimentazione somministrata forzatamente, fino ad arrivare a sperimentare una nuova fisioterapia. È stata costruita un'imbragatura ad hoc perché il cervo potesse essere messo in piedi, in verticale, diverse ore al giorno con gli zoccoli che toccavano terra, ma senza avere il problema di reggersi o dell'equilibrio, finché alla fine del terzo mese il miracolo, nel momento in cui abbiamo lasciato l'imbragatura come di consueto, il povero cervo è rimasto in piedi. Vogliamo mettere la nostra esperienza a disposizione di tutte le altre strutture che dovessero trovarsi in questa situazione. Lui è Elliot, uno dei tanti caprioli che arrivano al nostro CRAS Stella del Nord. I caprioli sono ungulati e come i cervidi e tutti gli altri loro parenti, in questo paese sono spesso oggetto di piani di contenimento o di abbattimento selettivo. È un qualcosa contro il quale la Lega Italiana per la Difesa degli Animali e dell'Ambiente si batte da sempre.
il giovane camoscio Ambrogio è arrivato nel nostro centro con una necrosi a un arto posteriore causata da un proiettile durante il tempo di caccia e con una frattura a un arto anteriore. Adesso sta molto meglio, ha dovuto però subire l'amputazione di un arto e non è più in condizioni di essere rimesso in ambiente selvatico. Ho iniziato allattando gattini e cagnolini e poi ho fatto anche i selvatici, che mi affascinano tantissimo. Le cose importanti sono il calore, nutrirli ogni 3 ore anche di notte, la stimolazione dopo la pappa, poi avere comunque, controllare che appunto vada tutto bene, essere sempre pronti a intervenire, ecco. Questi leprottini sono stati feriti da un taglierba a filo e sono stati portati immediatamente qui al CRAS, Stella del Nord, dove in seguito alle prime cure del veterinario li abbiamo collocati in uno spazio ridotto in modo che non si muovano troppo e non peggiorino la loro situazione. Adesso sono diventati grandi e quindi potremo metterle in questa gabbia più grande, così si potranno abituare a mangiare l'erba e il prossimo passo sarà il bosco. Queste gabbie sono molto importanti proprio per riprendere la funzione del volo negli animali che sono stati traumatizzati e sono guariti. È lo stadio che poi precede la liberazione. Queste enormi e lunghe gabbie si chiamano tunnel di volo. Qua è dove i nostri rapaci e altri uccellini possono allenarsi per ritornare in natura. Il nuovo tunnel di volo di ben 20 metri di lunghezza è stato costruito nel nostro CRAS Stella del Nord. Il nostro camoscio Ambrogio non è più in condizioni di essere rimesso in ambiente selvatico. Verrà allora rilasciato nel bosco del CRAS Stella del Nord, dove non deve competere per vivere con gli altri animali.